Flight High, volare alto, questo è il titolo di una giornata che ha voluto festeggiare i 150 anni della conceria Bernardo Finco di Bassano del Grappa. Una lunga storia che ha portato l'azienda veneta ai vertici nazionali con una presenza importante nel mondo in un continuo volare sempre più in alto. La conceria Finco viene fondata a Gallio nel 1865, erede di una tradizione di famiglia che affonda le radici già nel 1700. Il fautore dell'epoca è Bernardo, con un passato anche di emigrato in Germania, tornato poi sull'altopiano. Ai primi del Novecento, la famiglia Finco era già proprietaria di 3 concerie, stimata da tutto il paese. A quei tempi i metodi di produzione erano molto diversi rispetto a quelli moderni. Il processo di concia delle pelli era lento e andava ripetuto diverse volte. Si trattava di concerie piccole a dimensioni poco più che artigianali. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, tutta la famiglia deve sfollare da Gallio e durante i bombardamenti le concerie vengono distrutte. Finita la guerra e rientrata a Gallio, la famiglia Finco affronta nuovi mercati anche in virtù dei rimborsi ai danni di guerra. Riesce a comprare dei boschi nell'altopiano, una grossa conceria a Campese e alcuni negozi a Bassano, Vicenza e Montagnana. Inoltre viene spinta dal regime a gestire anche concerie in Liguria. Dopo anni sereni nel ventennio, la morte coglie ancora giovane Bernardo Finco, che lascia la moglie vedova con 6 figli. Quando l'Italia entra nel secondo conflitto mondiale, i gravi avvenimenti legati alla guerra portano ad una paralisi dell'industria e del commercio, costringendo ad arrestare la produzione anche nella conceria di Bassano. Ogni cosa era fatta in funzione della guerra. Nel 1940 la situazione drammatica spinge la madre a recarsi a Roma, dove ottiene un gran numero di assegnazioni direttamente dal Ministero della Guerra. L'intraprendenza della donna riesce a garantire lavoro fino al 1943, quando con la firma dell'armistizio ha inizio un nuovo periodo nero. La guerra finisce con il suo carico di lutti e rovine. Tuttavia la vita ricomincia e, sempre animati da uno spirito forte di impresa, tutto il clan, insediato definitivamente a Bassano, si applica con vigore a far fronte alle richieste che il benessere crescente portava con sé. Nel 1956, in anticipo sui tempi, si sposta all'opificio in aperta campagna, mantenendo invece depositi e magazzini in centro, e si amplia la rete già nazionale, iniziando con successo il processo di europeizzazione della distribuzione. Negli anni 80 il mercato diviene mondiale e infatti ben 18 bandiere diverse hanno adornato l'accogliente sito dell'aeroporto di Asiago per una festa da sapore familiare che ha saputo raccogliere clienti ed amici da tutto il mondo, fornitori, dipendenti storici ed attuali, e quanti hanno voluto stringersi attorno alla famiglia Finco, presente alla 6ª generazione che si occupa tutt'oggi di gestire al meglio l'arte conciaria tramandata con sudore e amore. Penso è che la storia continua, che non abbiamo paura. Come dice Shakespeare, il conciatore dura 10 anni di più e noi speriamo di durarne altri 150. Ecco, secondo lei qual è il successo di un'azienda in un momento anche abbastanza grave per l'economia mondiale? Qual è il successo il segreto del successo della conceria Finco? Quello dell'evoluzione della specie, adattarsi come i fringuelli, che sono i finchi, che hanno detto a Darwin la teoria dell'evoluzione della specie. I finchi hanno saputo adattarsi in 150 anni all'evoluzione del mercato, all'evoluzione del mondo della pelle. Ecco, il papà Rocco e il figlio Bernardo, sappiamo nell'albero genealogico ce ne sono tanti, il figlio non poteva che essere nuovamente Rocco. Allora, per lei il senso di questa festa, come la vede? Per me rappresenta, oltre che un traguardo, un punto di partenza, nel senso che progressivamente, se siamo arrivati a questo punto e ci siamo arrivati in ottima salute, si può dire noi siamo pronti a qualsiasi sfida per il futuro, perché nel futuro abbiamo quante sfide vogliamo, però siamo sufficientemente a testa alta per poterle affrontare. Si sente pronto a una responsabilità così importante? Credo sia giunto il momento.
perché dopo i miei studi e pronti a iniziare c'è un senso di attesa e proprio di eccitazione nel poter proseguire con l'attività di famiglia. È un grande onore. Tanti momenti ricreativi per la giornata dei 150 anni della conceria Bernardo Finco. Dallo show dei ballerini dell'International Dance di Bassano, capitanati da Giada Lini, direttamente dalla trasmissione di Amici, la musica della band di Titti Castrini, il cabaret di Don Fumino e la sua Perpetua. Toccante il discorso del patron della conceria Rocco Finco, persona amabile che ha saputo portare avanti ed elevare ai massimi livelli la realtà produttiva vicentina assieme al figlio Bernardo. Ci rendiamo orgogliosi e pieni di gratitudine verso di voi che partecipate con sincero affetto a questa ricorrenza. Grazie. Il calore lo si è percepito anche dai tanti omaggi che sono giunti, spontanei ed inattesi, dai tanti dipendenti che hanno passato un'intera vita lavorando fianco a fianco, fieri di appartenere ad una realtà solida dalle radici che si perdono nei tempi. Io ho cominciato il 52 fino al 90 e poi ho smesso. Senta, ma perché? Attenzione. Ma perché tanti anni nella stessa azienda? Ma perché mi volevano bene e io facevo il mio dovere e sono andato avanti sempre. Sono 45 anni. Quanto? 45. 45 anni nella stessa azienda. Perché? Perché? Perché mi trovo bene, perché ho sempre ricevuto lo stipendio, perché i titolari sono umani. La verità è che se uno si trova bene resta dov'è, insomma. Io e anche la moglie abbiamo iniziato da Finco e abbiamo finito da Finco, perché persone valide. Quindi l'impressione della festa di oggi come la vive? Ottima, veramente una festa meravigliosa. È piacere che mi hanno invitato, anche hanno invitato anche i pensionati. Cosa ne pensa di questi datori di lavoro? Sono stati straordinari perché nel momento che le concerie non andavano sono usciti all'estero e hanno trovato fortuna per merito loro anche. E nel rapporto con i dipendenti? Ottimo, sempre stato ottimo, mai avuto screzi, niente. È stata una magnifica festa che non me l'aspettavo. Quando mi hanno dato l'invito mi sono messa a piangere, perché dopo 14 anni che ero in pensione mi è arrivato l'invito. Sono stati meravigliosi. Grazie, grazie, grazie. Grande il divertimento anche per quanti sono arrivati da oltreoceano e hanno assaporato il Made in Italy gustando gli spettacoli, la buona tavola e il buon vino. Con sottofondo musicale del maestro Giovanni Campello al pianoforte, voce del soprano Ludovica Marcuzzi e del baritono Askar Laskin. Come si chiama? Mi chiamo Ray. Da dove vieni? Vengo dalla Virginia, Stati Uniti. Perché è qui oggi? Perché mi piace. Lei conosce Rocco Finco? Mi piace Rocco Finco, mi piace tutto di lui, è un uomo meraviglioso. Non ho capito una parola del suo discorso, ma amo già ogni parola che lui ha detto. Perché conosce il signor Finco? Lei è un cliente? No, sono un amico, un caro amico per sempre. Finché vivrò vorrò sempre bene all'Italia, alla famiglia Finco, li amo, è meravigliosa, voglio bene a loro, voglio bene a tutti loro, li amo, voglio bene a loro. Grande spettacolo, tutti con il naso all'insù per i diversi show aerei della Prima Guerra Mondiale, grazie all'Historical Aircraft Group, Blue Voltige, il famoso balletto in volo della pattuglia danzante Moto Alianti d'epoca con il pilota Fabio Iannacone a bordo del monoposto RF4 e il suo leader Ivan Prizzon a bordo di un RF5.
uno spettacolo mozzafiato che seguiva le note musicali come in una danza leggera. Quanti avessero voluto provare l'ebbrezza del volo, per tutta la giornata a disposizione elicotteri che sorvolavano lo stupendo altopiano di Asiago, come pure la mongolfiera partita dall'aeroporto di Thiene. Anche il taglio della torta per i 150 anni è stato un momento speciale, non fosse altro che per coloro che hanno presentato il momento toccante, proprio i rappresentanti della sesta generazione, Rocco e Francesca Finco. Ma l'occasione è stata propizia anche per festeggiare il compleanno di Rocco Finco, con la torta e la sua immagine. Durante tutto il giorno, nella sala superiore dell'aeroporto, un video che mostrava la storia di una lunga famiglia vocata al lavoro, alla serietà e all'innovazione nel settore conciario. Una famiglia che ha saputo volare alto. Questo taglio della torta per i 150 anni e per il compleanno del signor Rocco Finco finisce anche il nostro servizio televisivo da Asiago, qui per questa bella festa riuscita, ma soprattutto la celebrazione di un successo di un'azienda vicentina, veneta, che ha saputo imporsi non solo in Italia ma in tutto il mondo. Alla prossima, arrivederci.